Amici di YouTube, bentrovati in questo nuovo video. Questa sera volevo fare la seconda parte del Diabolik Magnum. Però siccome ha avuto un grande successo ed è andato subito esaurito, la distribuzione si è messa in moto di nuovo per portarlo nelle edicole di tutta Italia, perché non tutti i lettori lo hanno ancora letto, quindi per non togliere la sorpresa lo rimanderò in seguito. Il video su Diabolik Magnum. Posso dire che comprende 5 storie di Diabolik uscite dal 92 al 2019 e il prezzo è di 7,90 euro, perché molti ragazzi e amici me l'hanno chiesto su Facebook, quindi lo dico anche in questo video. E allora parlerò un po' dei fumetti di Dylan Dog. I Diabolik inedito vengono stampate circa 45.000 copie. Non so del Magnum quante copie sono state stampate, quindi è andato esaurito più in fretta perché è stato molto richiesto. Riguardo Dylan Dog, io già conoscevo questo personaggio perché nel 2003 la testata Repubblica ha pubblicato una collana e io per prendere Diabolik e poi Eva, che sono compresi in questa collana di Repubblica, ho letto anche Dylan Dog e questo personaggio mi è piaciuto molto, però mi era fermato solo con questo volume. Ma da circa un anno ho visto un canale su YouTube, si chiama L'Indagatore dell'Incubo. C'ha 82 video all'attivo e 326 iscritti. Questo signore che ha questo canale è Massimo Morlino, è un insegnante di lettere, quindi come hobby c'ha anche il canale YouTube e presenta sia i fumetti di Dylan Dog e anche i fumetti di Diabolik. E allora io ogni tanto che mi capitano i fumetti di Dylan Dog li prendo perché oltre alle storie anche le copertine mi piacciono molto. Io ve ne presenterò qualcuno. Questo è Vivono tra noi. È un fumetto del 92. Poi abbiamo il Mosaico dell'Orrore del 94. Sinfonia Mortale, sempre del 94. La Porta dell'Inferno. Alcuni di questi già li ho fatti vedere circa un anno fa, non mi ricordo, 8-9 mesi fa. È stato il primo video che ho presentato, oltre Diabolik, un altro tipo di fumetto. Questo è La Prigione di Carta, nel 96. L'Urlo del Giaguaro. Veramente le copertine sono molto belle. Questo è del 97. Voglio guardare anche un po' gli autori delle copertine. Questa, per esempio, è di Angelo Stano, Polvere di Stelle, del 98. Vediamo un po' quest'altra, sempre di Angelo Stano, Un fantasma a Scotland Yard. Ossessione con la copertina di Claudio Villa. Claudio Villa è uno omonimo del famosissimo cantante Claudio Villa. La casa infestata, veramente sono delle belle copertine. Vediamo questa di chi è. Claudio Villa, Il Signore del Silenzio, poi abbiamo ancora La Dama in Nero e per concludere Dal Profondo, vediamo un po' la copertina, Claudio Villa. Poi nel retro di questi fumetti c'è la copertina dell'albo successivo. Bene amici, se questo video vi è piaciuto mettete un like e fate pure i vostri commenti. Auguro a tutti una buona serata e a risentirci al prossimo video, magari con Diabolik Magnum. Nicola Corvino vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao!